Benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio fare degli stecchi, quindi con la pasta sfoglia, il bel paese e le cipolle caramellate di Tropea. Questa cipolla io la tengo, diciamo, a mezze lune, un goccino d'olio, un po' d'acqua, un pizzico di sale e le lasciamo andare. Tagliamo una fetta di bel paese, tagliamo un po' di fettine e io ritaglio anche la pasta sfoglia per fare i miei stecchi. Facciamo dei quadrati proprio. Bel paese, è il momento di andare a vedere a che punto è la mia cipolla. Ok, l'acqua è evaporata, è il momento di mettere, diciamo, 2 cucchiai di aceto balsamico e poi mettiamo l'equivalente di un bel cucchiaio di zucchero. Cipolle, una piccola montagnetta ed ecco qua il risultato. Un po' di uovo sbattuto, 180 gradi, secondo me anche meno di 10 minuti sono pronti. Io gli stecchi li metto dopo, ok? Io invece non ho resistito e me lo sono mangiato subito senza lo stecco.